stessa anima del governo dei relatori, trovava indecente il decreto del fare e chiedeva che venissero apportate delle modifiche a questo decreto. Quindi già lì sono questioni per cui dovremmo farci delle domande. Adesso loro chiedono del tempo, probabilmente non si sa cosa vogliono fare, non si sa se vorranno arrivare alla fiducia o meno, ma noi vogliamo ribadire qua che noi abbiamo lavorato in una maniera costruttiva che non si era mai vista in questo palazzo. E ne è dimostrazione anche il fatto che su alcuni emendamenti il governo in commissione sia andato in minoranza di voti. Perché abbiamo lavorato su ogni singolo emendamento presentato da noi, abbiamo dato dei pareri su ogni singolo emendamento presentato anche dagli altri. E la pigrizia talune volte durante alcune notti di alcuni deputati, per cui la prassi qua è che non si guardano neanche le braccia alzate. Quando un relatore mette in votazione un emendamento, se l'emendamento ha parere favorevole del governo e dei relatori stessi, praticamente la votazione è una prassi che non serve, perché non si guarda le mani, si continua, si va avanti. Ed è stato proprio lì che abbiamo ribadito anche il fatto che questa metodologia non può funzionare. Abbiamo chiesto le votazioni e controllo le votazioni più di una volta, perché molte volte per emendamenti che avevamo presentato noi, per il quale c'era parere contrario dei relatori o parere contrario del governo, la maggioranza non si prendeva neanche la briga di alzare la mano a votare contrario, noi dovevamo passare quegli emendamenti. Poi naturalmente i giochetti di commissione hanno fatto in modo che si rivotasse, oppure prima di votare venivano richiamati 2 o 3 volte i deputati che dovevano votare così come aveva chiesto che votasse il governo o i relatori. È scandaloso. Ed è scandaloso arrivare ancora oggi a questo punto, facendo credere che questo decreto serva a qualcosa, quando questo decreto purtroppo non serve a niente, l'abbiamo già ribadito anche in aula e in commissione, e in più si utilizzano questi decreti per fare i piaceri a Tizio, Caio e Sempronio, che sono anche gli amici del partito o gli amici o i vicini di casa, così come è evidente anche nell'articolo, nel 49 bis se non ricordo male, dove viene istituito un nuovo commissario unico a cui si regala 1 milione di euro. E questa persona è già stata trovata, è già stata nominata e anche i giornali lo sanno. Però non dobbiamo ricadere, cioè bisogna dirle e farle capire queste cose. Non mi interessa che una volta c'era Bondi, perché queste cose qua sono cose che non possono funzionare. Se vogliamo veramente rilanciare il paese, continuiamo con le stesse logiche con cui hanno governato il paese finora? È indecente. Sì, aggiungo semplicemente che forse non abbiamo capito bene a che punto siamo arrivati. Siamo alla votazione di un decreto che non ha la bollinatura, che non so se sapete cosa significa, noi l'abbiamo imparato qua, significa che la ragioneria dello Stato non ha timbrato il decreto. Questo significa che non siamo certi delle coperture, non siamo certi di ogni euro che c'è lì sopra. Ricordiamo sempre che questo decreto per il solo 2013, quindi per il primo anno, necessita di coperture che loro potevano trovare tranquillamente rinunciando ai loro rimborsi elettorali, e questo va sottolineato perché stiamo parlando di un decreto che come coperture nuove ha poco più di 300 milioni, e il decreto del fare che cosa? Il resto è tutta compensazione, tolgo di qua e metto di là, aggiusto, sostituisco, quindi bisogna anche andare a vedere a che situazione siamo alla situazione per cui 320 milioni non sono garantiti, non c'è un bollino dalla ragioneria di Stato su questo decreto. Perché non c'è? Perché loro hanno necessità di mettercene altre le coperture. Allora noi questa mattina ci siamo seduti davanti a Franceschini, abbiamo ricordato lui che gli emendamenti che avevano necessità di copertura non erano certo i nostri, che noi abbiamo cercato di migliorare questo decreto nel merito degli articoli, perché questi articoli hanno un sacco di problemi, fanno più danno che altro. Si parla di bonifiche, le bonifiche da domani le fai solo se hanno un'economicità di qualche genere, cioè deve essere economicamente sostenibile. Una bonifica economicamente sostenibile vuol dire che metti sotto i piedi il valore della salute per una questione economica. Per me questo è incostituzionale. Cioè questo è il livello delle schifezze che ci sono dentro questi decreti, che comunque pesano pochissimi soldi. Oggi arrivare ancora una volta davanti a Franceschini a dire non mi interessa nulla che parli di fiducia, cioè questa è l'unica cosa che ci vogliono far dire, e se noi vogliamo o no ritirare gli emendamenti per fargli mettere la fiducia, non è questa la notizia, probabilmente viaggiano su un canale informativo diverso dal nostro. Noi abbiamo spiegato a Franceschini che prima di qualunque tipo di scelta bisogna capire quali sono le coperture, dopodiché una volta che si capisce se questi soldi ci sono o non ci sono, perché non ci dimentichiamo che il ragioniere generale dello Stato è andato da Napolitano
E qualche cosa gli avrà detto, non era mai successo negli anni in cui Napolitano è stato Presidente della Repubblica. Si saranno parlati della situazione disastrosa dei conti pubblici italiani? L'avranno fatto? Beh, vorremmo saperlo anche noi. Noi giovedì in Commissione abbiamo chiesto un'audizione alla Ragioneria dello Stato, perché questo è un campanello d'allarme molto forte. E allora essere presi in giro sul nostro modo di gestire le commissioni, che mi permetto di dire è un modo responsabile a testa bassa di chi non ha nessun problema a star 24 ore a tenere testa a della gente che fa questa cosa da 20 anni, 30 anni, fanno politica da sempre. E noi l'abbiamo fatto, ci siamo sentiti approvare una dozzina di emendamenti che pesano se non mezzo chilo, ma mezzo chilo per dire tanto, che non pesano nulla, sono aggiustamenti formali del tutto, non dico irrilevanti, ma... E adesso ci vengono a chiedere se noi vogliamo fargli mettere la fiducia. C'è Franceschini che ci dice no, e noi non vorremmo metterla. Ma tu me lo dici se ce l'hai le coperture o no? Noi abbiamo detto loro questa cosa, si sono stizziti parecchio perché non hanno capito per quali ragioni noi volessimo delle risposte. E poi ancora una volta Fassina ci ha confermato che le coperture non ce le poteva comunicare, ma che ci sono. Allora noi a questa panzana non ci crediamo, fin quando non abbiamo l'elenco delle coperture, tra l'altro fonti e voci di corridoio dicono che su la ventina di emendamenti che sono rimasti sospesi più dell'80% non ha coperture, perché probabilmente la Ragioneria dello Stato veramente non sa dove prendere i soldi. Però qui non c'è una presa di posizione netta, bisogna capire, far capire agli italiani che a parte il nome scellerato decreto del fare che prende in giro la gente, non c'è la volontà politica di mettere soldi nei punti giusti. Si continua a parlare di cemento, si continua a parlare di costruire case nuove, costruire nuove forme di cementificazione. Questo non è fare industria, ok? Quindi il nostro invito è quello di far ragionare voi, perché forse voi con gli altri politici ci parlate più di noi, non lo so, me lo auguro, visto che con noi insomma, si limitano a dire quelle poche bugie o a tenerci buoni per qualche giorno, perché è quello che è successo, ci hanno tenuto buoni per 4-5 giorni. Addirittura il Presidente Boccia arriva a dire mi sono fatto portavoce degli emendamenti che il Movimento 5 Stelle voleva spingere, ora ci metto la faccia perché loro non ci danno, vogliono mettere la fiducia. Ma che discorso è? Ma che faccia ci hai messo? Hai fatto la metà del tuo lavoro, sei un relatore. E allora se sei relatore fai il lavoro da relatore, fai il pontiere tra il governo e il Parlamento, e ricordiamoci che il Parlamento è essere sovrano, non il governo che non vuole tornare indietro su alcuni articoli. Perché questo è altrettanto grave, un governo che si permette di non accettare le modifiche che il Parlamento vorrebbe fare su alcuni articoli. Non so se avete capito quello che ho detto, se non avete capito lo ripeto, è gravissimo. Il ministro Lupi che si permette di dire se questo articolo verrà modificato così e così, io lo ritiro. Ma in che mondo siamo? Allora, parlavamo di coperture finanziarie. I nostri emendamenti sono assolutamente costruttivi, questo lo vorrei dire, e li potete guardare tranquillamente. La maggior parte dei nostri emendamenti presentavano delle nuove coperture finanziarie che sono differenti da quelle che hanno trovato loro, perché ricordiamoci che loro stanno parlando di aumento delle accise sulla benzina, alcol etilico, stanno tassando tutto ciò che va a colpire sempre i soliti. Per esempio noi avevamo due emendamenti in particolare che trovavano delle nuove coperture finanziarie pari a circa 2 miliardi, 2 miliardi di coperture finanziarie l'anno strutturali. Uno riguarda il capital gain, la tassazione sulle rendite finanziarie, che passava dal 20 al 25%. Ricordiamoci che la media europea è del 25%, quindi non stavamo facendo nient'altro che allineare la nostra tassazione sulle rendite finanziarie a quella europea. E c'era anche un emendamento sulla Tobin Tax, fatto anche da un'altra forza politica, che portava più o meno lo stesso gettito, bocciato anche questo. E in più noi avevamo proposto una nuova copertura finanziaria che riguardava circa 190 milioni di euro. Non so se avete presente l'articolo 2 che parla del finanziamento agevolato per l'acquisizione di nuovi macchinari. Qui c'è la solita metodica di utilizzare la Cassa Depositi e Prestiti, di utilizzare le banche per la valutazione delle pratiche.
Questa operazione ci costa circa il 7%, infatti avevano previsto una copertura finanziaria di 191 milioni e mezzo su 2 miliardi e mezzo di finanziamento. Ebbene, noi cosa dicevamo? E abbiamo avuto anche un parere non ufficiale dal governo, ma dovrebbe essere anche stenografato in commissione, il quale non si opponeva a questa procedura, ma diceva semplicemente, correggimi Laura, che non era il momento, però si può fare, potrebbe essere una nuova modalità di operare. Ovvero i soldi, la Cassa Depositi e Prestiti, li deve dare direttamente alle imprese, anche perché sappiamo che ci sono migliaia di dipendenti a spasso del Tesoro, e comunque su questi 191 milioni di euro ne potevano prendere 15 per assumere nuovo personale, quindi fare nuova occupazione ed evitare un costo di 191 milioni e mezzo, lo ripeto, per finanziamenti agevolati. Quindi, vabbè, c'è questa voglia di andare contro il Movimento 5 Stelle, anche se è costruttivo, non c'è problema. Quello che chiedo è che non riaccada quello che è successo durante il decreto emergenza. Non so se vi ricordate, ma noi durante il decreto emergenza eravamo andati in capigruppo e insieme a tutti i componenti della conferenza dei capigruppo eravamo rimasti d'accordo sul ritorno addirittura al testo originario. Non so se vi ricordate, poi il Comitato dei Nove hanno fatto muro contro muro e non hanno annullato nessun emendamento arrivato dal Senato. Nessuno. Quindi questo significa prendere degli impegni e poi disattenderli. Questi sono i gruppi parlamentari della maggioranza. Per esempio, Giorgio, ora in... Che intenzioni ci sono riguardo a questo nuovo decreto? Proprio in merito a quello che succederà su questo decreto, noi non ci stiamo assolutamente a giocare con il governo, con Franceschini che fa come la scorsa volta, viene a riferire qua al Parlamento, sul gioco fiducia sì, fiducia no, sulle spalle dei cittadini o toccando nelle tasche dei cittadini. Noi questo gioco non ci vogliamo giocare, siamo pronti qua a discutere giorno e notte emendamenti che presenteremo in aula, l'abbiamo già fatto in commissione per 4 giorni e 4 notti, noi siamo disposti a farlo per altri 10 giorni e 10 notti, se è costruttivo serve a migliorare il decreto. Se loro non vogliono fare, sta a loro prendersi la responsabilità di non volerne discutere, perché se sono necessari 400 emendamenti, 500, 600 per migliorare questo decreto, l'importante è che questo decreto quando esca da qua sia il migliore possibile. Quindi noi sfidiamo il governo, lo sfidiamo a essere costruttivo, sfidiamo il governo a essere costruttivo, perché se il governo vuole discutere, noi lo facciamo e saremo pronti a farlo e saremo costruttivi sul farlo, ed è questa la democrazia. Se invece non lo vuole fare è una dittatura e ha già dimostrato di voler utilizzare modi dittatoriali con gli scorsi decreti. Avete parlato di un membro di un'autorità, no, se ci spiegate meglio quali sono questi. No, quello sul membro, quello del membro sulla spending review, commissario per la spending review, sono stati previsti? Glielo vuoi spiegare tu? Ma sì, vai, faglielo. Due parole, poi tanto sono emendamenti che sono agli atti. Si parla di spending review e la contraddizione di questo governo sulla spending review, che ancora prima di fare spending review già spende 1 milione di euro da dedicare al commissario della spending review. Era un ruolo che era stato ricoperto da Bondi, è un ruolo che era già presente all'interno di un decreto legge, e su questi riferimenti potete fare riferimento direttamente all'emendamento, ripeto, se non ricordo male dovrebbe essere l'articolo 49 bis all'interno di questo decreto. Il governo ha ritenuto di dover riformulare le condizioni con cui dava piena autonomia a questo personaggio, a questo commissario per la spending review, dando anche dei tetti di indennità abbastanza alti, perché si parla di 950 milioni spalmati su 3 anni, scusate, 250 mila euro spalmati su 3 anni e mezzo, ossia da fine 2013, 2014, 2015, 2016,
E sembra proprio che dai vincoli e dalle condizioni che sono state inserite all'interno di questo emendamento, che questo serviva per fare un piacere proprio a una persona. Sembra proprio, e sono voci che ormai girano anche sui giornali, potete vederle tutte voi, non c'è bisogno che ve lo dica io, che siano le condizioni che siano state stabilite ex ante da un politico per essere nominato con queste condizioni stesse. Dove sono i bandi di gara? Dove sono gli alti funzionari che abbiamo all'interno dello Stato che vengono pagati un sacco, anche giustamente talune volte, di soldi e possono essere utilizzati per queste, e hanno queste competenze soprattutto, e possono essere utilizzate per queste funzioni? Perché a personaggi politici con già delle pensioni altissime bisogna dare, in un momento in cui bisogna fare spending review, ancora prima di iniziare il compito gli si regalano questi soldi, mi sono fuori di testa. Vabbè, per chiarezza e per non sbagliare ancora, qualora il governo dovesse dare questi chiarimenti sulle coperture o dalla ragioneria, la questione dei vostri emendamenti comunque non si tocca, cioè la richiesta di ridurre gli emendamenti non è sul tavolo, non è per voi oggetto di trattativa, quelli restano? Noi abbiamo spiegato, grazie, a Franceschini che non siamo al mercato delle vacche, per cui non è che possiamo cominciare a fare un discorso di questo genere senza aver chiaro un po' di cose. Tra l'altro, per loro ridurre gli emendamenti non significa andare in aula, come ho detto pochi minuti fa, andare in aula e parlare in maniera chiara e confrontarsi, perché loro hanno già chiarito che sugli emendamenti non ci sarà tutto questo dibattito, perché come pensate che davvero l'aula possa essere costruttiva in questi emendamenti? Non lo può fare, perché loro hanno solo una necessità, sapere quando si chiude per andare avanti e continuare a fare le loro cose. Non ci dimentichiamo che c'è in ballo la riforma della legge costituzionale, non ce lo possiamo dimenticare, non ce lo dobbiamo dimenticare. Loro lo vogliono fare a tutti i costi il prima possibile. Quindi. Ma mi ero dimenticato di questo, cioè per farvi capire, uno dei nostri, non so se ne avete parlato, no, ma avete iniziato quando c'ero io, uno degli emendamenti nostri su cui battevamo molto, perché voi sapete che siamo molto attenti a questo tema, al tema dell'Expo 2015, noi semplicemente, perché visto i precedenti, avevamo chiesto una cosetta, niente di che, una cosa che penso tutti i cittadini vorrebbero sapere, ovvero che le spese dell'Expo venissero pubblicate in maniera trasparente e in modo dettagliato. Voi non vi potete immaginare la guerra che ci hanno potuto fare sulla parola dettagliato. Cioè, qual è il problema di pubblicare le spese dettagliate? Io questo lo vorrei sapere, perché se un cittadino gli dico no, guarda, non te lo pubblico dettagliato, il cittadino si arrabbia, e ne sono convinto. Addirittura, se volete la conferma di quello che vi sto dicendo, andate a ricercare l'emendamento che è stato accantonato per due volte, e alla fine è passato senza la parola dettagliata, per farvi capire, non chiedevamo assolutamente la luna. Se posso, giusto per concludere anche sulla domanda che è stata fatta, come hanno già risposto anche Laura Castelli e Alessio Villarosa, è un film che abbiamo già visto, nel senso che noi siamo già arrivati in commissione e ci hanno chiesto di autolimitarci gli emendamenti, e poi per far passare una decina di emendamenti abbastanza oggettivi, chiunque poteva presentarli e dire vero, noi abbiamo presentati, ne avevamo tantissimi, molto sostanziosi, che non sono stati accettati, abbiamo dovuto fare la guerra 4 giorni e 4 notti. Allora, di cosa si sta parlando qua? Di autoridurci ancora gli emendamenti per fare una pseudo discussione in aula, dove tanto il governo dà parere negativo e nulla passa, perché nel momento in cui il governo dà parere negativo, la maggioranza, secondo voi, che parere ci dà se non un voto negativo? Allora, dov'è l'oggettività? Dov'è la coscienza di cui parlano tutti, che ogni deputato ha una sua coscienza per votare? Ma cosa? Tanto decide il governo. Quindi dov'è il costruzionismo di cui parlano, che vogliono fare in aula? Noi siamo gli unici che lo stanno facendo.